Ancora pagina, se vogliamo che il turismo in Toscana si traduca realmente in una ricaduta economica per tutto il territorio, dobbiamo iniziare a trattare questo settore come ogni altro comparto industriale, in primo luogo stabilendo delle regole chiare e condivise. Lo ha detto l'assessore al turismo della Regione Toscana Stefano Cioffo, intervenuto a Siena all'incontro organizzato dal Comune e Provincia per fare il punto sul riassetto normativo in materia. Ma sentiamo ai nostri microfoni lo stesso assessore. Siena e le cosiddette terre di Siena, il territorio provinciale che la circonda, sono marcati da un carattere di estrema attrattività. È la meta preferita, la Toscana, la meta preferita al mondo, e in questo mondo Siena ci sta non solo a pieno titolo, ma ci sta con le eccellenze migliori che noi possiamo mettere a disposizione di questo mercato. Dobbiamo costruire prodotti di qualità, dobbiamo valorizzare la professionalità che è necessaria per gestire con attenzione questo settore, dobbiamo tutelare il patrimonio culturale, paesaggistico, storico del quale disponiamo, dobbiamo migliorare se possibile ancora le cose che già stiamo facendo molto bene, la ristorazione, il vino. Per quanto riguarda la ristorazione, succede che Confcommercio, Confesercenti denunciano l'esistenza di una ristorazione sommersa e quindi fuori controllo, che viene fatta proprio nelle case dei privati. Quindi in merito a questo cosa dite? Cosa dirà la legge eventualmente? È un altro tema. Qui siamo nel campo del commercio, non più nel campo della disciplina turistica. Devo dire che tutta questa Toscana... E poi spesso coincidono, no? Perché come dicevamo la ristorazione fa parte dell'accoglienza dei turisti. Quando si unisce all'ospitalità la ristorazione e la prestazione di un servizio, e non c'è dubbio che quella è una struttura ricettiva. Già così è, lo dovrebbe essere, ma il tema che sollevano le associazioni di categoria è proprio questa forma di ristorazione in casa a invito, un'altra forma di sharing economy trasferita sulla ristorazione. Devo dire che la dimensione che ci viene rappresentata mi sembra poco reale. Non vedo questa città piena di gente che va con inviti a cena organizzati online. Se rimane marginale, credo che non si debba mettere il fiocco al mondo su ogni cosa. La libertà è uno dei requisiti della convivenza civile. Se diventa un tema di riflessione vera e fa numeri e incide, stiamo anche mettendo le mani sul testo unico del commercio, che parlerà probabilmente anche di questo. Dall'inizio della legislatura la Regione Toscana è impegnata in un processo di riforma del suo codice del turismo. Quello attuale ha ormai 16 anni, ma nel frattempo il settore è cambiato, in particolare grazie alle nuove tecnologie che hanno portato allo sviluppo di una forma di ospitalità diffusa che sfugge alle normali regole che governano il mercato delle imprese che operano in questo settore. Con la nuova legge la Regione Toscana vuole regolamentare anche questo fenomeno e favorire così l'emersione di presenze turistiche che possono mettere a disposizione dei territori risorse fondamentali sia per la valorizzazione turistica che per il mantenimento del nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. Sentiamo in merito su questo nuovo codice che verrà adottato in Toscana l'assessore comunale di Siena al turismo, Sonia Pallai. Assessore, si parla di questa nuova legge che sostituirà in toto, sembra, la legge quadro del 2000 sul turismo, la 42. Linee guida accennate, abbozzate, si sta discutendo tra i vari comuni, lei cosa ne pensa? Il primo punto è che una riorganizzazione della normativa, anche radicale come sembra che sia quella nuova, era necessario perché la legge, come veniva ricordato stamattina, ha 16 anni ed è stata fatta, è stata pensata e scritta in un momento in cui alcune cose neanche esistevano nel mondo del turismo, tutta la parte del web, tutta la parte delle prenotazioni online, tutta la parte relativa a determinati servizi che oggi vengono richiesti e una volta neanche erano pensati né da chi gestiva
il sistema dell'offerta ricettiva, ma neanche dai turisti stessi. Quindi un mondo che è cambiato di fronte a una normativa che è rimasta la stessa. Pensiamo a, appunto, ai portali di prenotazioni, alla realtà di Airbnb o tutto quello che è simile a quella realtà lì. Quindi riorganizzarla è il primo passo. La sintesi che stamattina è stata fatta va nella direzione di quella che è l'attualità. Si tratterà di vedere come poi viene concretizzata e se recepirà sia appunto le nuove esigenze della domanda, quindi di chi fa turismo, ma anche di chi comunque già non organizza dell'offerta. Sicuramente andare a recuperare quelle che sono le categorie dell'ospitalità, quindi, e dell'accoglienza in riferimento alle strutture ricettive nuove, e lavorare tutti con le stesse regole è il primo passo per organizzare un'offerta in funzione di quella che è una domanda che è cambiata.